Terza tappa della 106esima edizione del Giro d'Italia. Si andava da Vasto a Melfi per 213 km complessivi. Tappa per velocisti resistenti. Dopo 160 km di pianura e noia, gli ultimi 60 sono stati da giro, con due salite, una discesa tecnica. Una tappa da velocisti resistenti. Infatti così è stato, perché a trionfare a Melfi è stato Michael Matthews, non certo un velocista da traguardi lineari, anzi, secondo Mats Pedersen, terzo Caden Groves, forse il più sorprendente dei tre alla fine in questa tappa. Quarto Vincenzo Albanese, quinto Oldani, sesto Bistrom, settimo Roglic. Questo vi dà l'idea di quanto i big si siano mantenuti nelle prime posizioni. Addirittura settimo Primoz Roglic, ottavo Velasco, nono Skyns, nei 15 è arrivato pure la maglia rosa attuale Remco Evenepoel. Una tappa che ha visto nella Jayco i veri trascinatori negli ultimi 60 km, hanno fatto loro il ritmo per il loro capitano Michael Matthews. Anche la Trek, sì, ha fatto a volte il ritmo, ma molto meno della Jayco. Terzo posto per un ottimo Caden Groves della Alpecin, quarto e quinto gli italiani Albanese e Oldani, della Eolo e della Alpecin anche Oldani, 2 nei 5. Bene Bistrom dell'Intermarché, poi abbiamo Roglic, Velasco, Skoins e Vendrame a completare la top 10. Una tappa sì che ha visto trionfare un velocista, ma non è certo un velocista da tappe lineari e piatte, anzi. Classifica generale che non cambia di una virgola. In testa c'è sempre Remco Evenepoel. Per quanto riguarda la maglia blu, c'è stato il cambio tra Lapeyrà e Pinot. Maglia ciclamino per Jonathan Milan. E maglia bianca ovviamente ancora per Remco Evenepoel, avendo meno di 25 anni. Domani si va da Venosa a Lago Laceno per 175 km complessivi. Qui Remco Evenepoel potrebbe anche lasciare, non perdere, perché potesse la terrebbe, la lascia solamente perché un Giro d'Italia, tenere tutti i giorni la maglia al giro è faticoso, perché sono 30, 30 più di 30 anni che il vincitore del Giro ha tenuto per tutti i giorni la maglia, e questo fu Gianni Bugno. Ad esempio nel 95 Tony Rominger tenne tutti i giorni sì la maglia, ma gli mancò la prima tappa vinta da Mario Cipollini all'epoca. È molto più difficile ora, con tutto lo spreco di energie in ogni tappa. Comunque, se dovesse giorno dopo giorno tenere la maglia, chi lo sa, potrebbe tenerla anche fino a Roma. Se riuscisse a tenerla nei primi 10 giorni, poi potrebbe anche farcela alla fine il belga ad essere il sostituto nell'albo d'oro di Pollentier e poi De Moink, l'ultimo belga a vincere il Giro d'Italia. E si parla di fine degli anni 70, lo vinse su Moser e Baronchelli.
Quindi sono passati più di 45 anni dall'ultima vittoria belga in un grande giro, nel Giro d'Italia, non in grande giro, perché Remco Evenepoel ha vinto l'anno scorso la Vuelta a Spagna, 45 anni dopo Freddy Martens.